Leonardo era un simpatico bambino, vivace e intelligente. Era sempre allegro e sembrava che niente al mondo avesse il potere di spaventarlo. In realtà, Leonardo di una cosa aveva paura: i mostri che abitavano la sua casa. Si nascondevano nel buio, sotto il letto, dentro l'armadio. Il giorno del suo compleanno, la mamma regalò a Leonardo un libro speciale. Quando Leonardo lo aprì, vide che le pagine erano bianche. «Perché le pagine sono vuote, mamma?» «Perché questo è un libro speciale. È un libro che si mangia i mostri.» Leonardo era stupito. Come poteva un libro mangiarsi i mostri? «È molto semplice da usare. Ogni volta che entri in una stanza o apri un armadio, per prima cosa apri il libro e lui si mangerà il mostro.» Quella sera stessa, Leonardo decise di usare il suo nuovo libro magico. Tenendolo stretto, si avviò verso la sua stanza. Era buio e Leonardo sapeva che in quel buio un mostro stava in agguato per spaventarlo. Aprì il libro, lo tenne davanti a sé come uno scudo e, tenendo gli occhi chiusi, entrò nella stanza. Sentì come una folata di vento e niente più. Quando accese la luce e guardò il libro, vide che invece della pagina bianca c'era un mostro mostruosissimo. Per lo spavento, Leonardo chiuse subito il libro. Così, nei giorni successivi, Leonardo andò a caccia dei mostri per tutta la casa e ne fece una bella raccolta nel suo libro. Quando fu sicuro di averli catturati tutti, andò dalla mamma con il suo trofeo. «E adesso, mamma, cosa ne facciamo di tutti questi mostri catturati?» La mamma prese il libro e disse a Leonardo di sedersi sulle sue ginocchia. Poi aprì il libro. «Guarda questo mostro qui, con i tentacoli. Scommetto che l'hai trovato sotto il letto.» «Sì, sì, è vero. Come fai a saperlo?» «Ce n'era uno uguale sotto il mio letto quando ero piccola. Ma se lo guardi bene, vedrai che è proprio buffo, con questi occhi che penzolano e questo tentacolo che è così corto da non poter nemmeno servire per grattarsi il naso.» Leonardo rise. La mamma guardò con Leonardo i mostri del libro e per ognuno faceva notare Leonardo che, guardati con occhi diversi, i mostri alla fine erano più buffi che spaventosi. Quando ebbero finito, la mamma chiese: «Hai ancora paura di questi mostri?» «No, allora non abbiamo più bisogno di loro.» La mamma mise il libro in lavatrice, regolò la temperatura e fece partire il programma per i capi resistenti. Quando la lavatrice ebbe finito, il libro era tornato ad essere bianco. «Adesso lo metto in posto sicuro. Potrebbe sempre servire, e se non a te, magari ai tuoi figli», disse la mamma. Leonardo non ebbe più bisogno del libro mangiamostri. Quando qualche mostro provava ancora a spaventarlo, li guardava per bene e poi si metteva a ridere e i mostri scappavano via.